Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Come sapete il jailbreak untethered di iOS 9 è disponibile ormai da circa una settimana e in questo video vedremo finalmente i migliori 25 tweaks di Cydia compatibili al 100% con iOS 9 e i nuovissimi iPhone 6S e 6S Plus. Ovviamente va benissimo anche se avete un dispositivo meno recente, anzi nell'ultima parte di questo video vi mostrerò anche come attivare molte funzioni esclusive dell'iPhone 6S sui vecchi iPhone, iPod o iPad che normalmente non potrebbero averle. Ultima premessa prima di cominciare, molti tweaks che nominerò in questo video si trovano in sorgenti esterne e per trovarli dovrete integrare appunto queste sorgenti al vostro Cydia. Ogni volta che mostrerò un tweak proveniente da una repo esterna apparirà a schermo anche il suo URL da aggiungere, dunque non preoccupatevi, in ogni caso vi lascio anche tutto sotto in descrizione. Vi ricordo che ci sono moltissimi altri tweaks e temi compatibili con iOS 9, quindi se volete un altro episodio lasciate subito un bel pollice in su per farmi capire che vi interessa la serie. Detto questo, iniziamo! Il primo tweak è A Cappella 2, che modifica i controlli musicali di iOS. In poche parole, come vedete, sono scomparsi i tasti indietro, avanti e play pausa, perché ora tutte queste azioni potremo farle con dei gesti di scorrimento a schermo. Guardate, con uno scorrimento verso sinistra posso passare alla canzone successiva, con uno scorrimento a destra a quella precedente, e invece con un tocco centrale nel centro posso mettere in play o pausa la canzone. Il bello è che questi comandi funzionano anche nel centro di controllo e contribuiscono a renderlo anche più pulito e persino nella schermata di blocco. Tuttavia, l'azione che secondo me è l'azione che trovo più comoda di A Cappella 2 è quella di passare da una canzone all'altra direttamente dal piccolo mini player in basso dell'applicazione musica, esattamente come sto facendo ora. Il secondo tweak è lo storico Activator, ne abbiamo già parlato altre 1000 volte e come tutti saprete permette di attivare per l'appunto una funzione di iOS quando noi eseguiamo un gesto prestabilito. Per farvi vedere un esempio pratico, proviamo a dirgli che con una pressione doppia sulla barra di stato voglio avere la possibilità di scattare una foto, per esempio. Ripeto, questa è solo una delle infinite combinazioni che potremo impostare con Activator, ma vediamo che una volta salvata questa gesture, con un doppio tap sulla barra di stato si apre immediatamente l'applicazione fotocamera pronta per scattare una foto, esattamente come avevamo prestabilito. Il terzo tweak è Alkaline, e come vedete dalla mia batteria in alto a destra, è un selettore di temi capaci di modificare l'aspetto grafico dell'iconcina della batteria. Una volta installato avrete questi tre preinclusi come esempio, ma su Cydia potrete scaricarne altre migliaia di ogni genere di ogni tipo. Il quarto tweak è Anchor, che permette di riposizionare le nostre icone nella schermata home, senza dover obbligatoriamente rispettare l'ordine uno dopo l'altro. Infatti, come vedete, sto creando svariati spazi vuoti tra un'app e l'altra senza problemi, quindi potrete sbizzarrirvi e comporre i vostri disegni spostando la griglia icone come meglio volete, un po' come su Apple Watch in fondo. Il quinto tweak è Anemone, probabilmente molti di voi non lo conosceranno, ma se vi dicessi Winterboard, lui sì, lo conoscete, vero? Bene, Anemone è Winterboard, fatto decisamente meglio e ottimizzato per avere meno rallentamenti, specialmente sui dispositivi un pochino più datati. Per chi non fosse familiare con nessuna delle due apps, si tratta di un gestore di temi che cambiano radicalmente l'aspetto non solo delle icone e applicazioni, ma in alcuni casi proprio di tutto iOS. Funziona in questo modo: su Cydia si scaricano i temi, quelli che su Android chiamereste Icon Packs, e successivamente si applicano tramite Anemone. Anticamente si usava Winterboard, ma ora c'è un'alternativa più moderna e più funzionale. Nel mio caso ho installato il tema Amuri, vedete basterà abilitarlo in Anemone, si aprirà addirittura una sezione dalla quale potremo scegliere quali aspetti del tema attivare e quali no, e una volta finita questa configurazione basterà premere il bottone in alto a destra Apply, ci viene mostrata addirittura un'anteprima del tema in tempo reale e dando la conferma, ecco che tutte le icone sono cambiate. Il settimo tweak non aggiunge niente di pratico al dispositivo, si chiama Apple File Conduit 2 e permette, quando lo collegate al computer e usate programmi come iExplorer o iFanBox, di visualizzare ed eventualmente modificare tutti i file di sistema, cosa che prima era assolutamente impossibile fare.
L'ottavo tweak è Barrel, cavallo di battaglia sin dai tempi di iOS 2. È lui che ha aggiunto l'animazione alle mie icone quando cambio pagina. Questa non è l'unica però, dalle sue impostazioni come vedete potremo scegliere fra tutte queste oppure selezionare l'effetto random che le applicherà una ad una in ordine casuale. Io in questo caso l'ho messo per mostrarvene il più possibile in un colpo solo. Se proprio dovessi scegliere, direi che la mia preferita è Page Fade, semplice ma elegante. Vi starete sicuramente chiedendo come ho fatto ad avere 5 icone qui sotto nella schermata di blocco. Il tweak si chiama Barricade e sfortunatamente è compatibile solo coi dispositivi dotati di lettori di impronte digitali, e ora vedremo il perché. Prendiamo per esempio l'applicazione Twitter. Vedete che se io la prendo posso trascinarla verso il basso ed è come se l'avessi caricata in questo spazio verde. Appoggiando il mio dito al tasto home, non appena l'impronta digitale viene riconosciuta, ecco che Twitter si apre in modo molto rapido. Ora ve l'ho mostrato piano e a step, ma quando ci prendete la mano vedete com'è veloce il movimento per aprire un'applicazione. Basta semplicemente trascinarla in basso e subito dopo posizionare il dito proprio facendolo scorrere sul Touch ID per aprirla all'istante, restando comunque in sicurezza, perché ovviamente se dovesse farlo un estraneo il suo dito non verrà riconosciuto come valido e non si aprirà proprio un bel niente. Questo peraltro è ancora più utile su iPhone 6S, 6S Plus, perché sono molto più veloci a riconoscere un'impronta. Dalle sue impostazioni potremo scegliere se attivarlo o disattivarlo, mentre dalla voce App Shortcuts ci sarà la possibilità di scegliere quali apps inserire all'interno di Barricade. Io ne ho messe 5 per ora, quindi provo la sesta per farvi vedere una cosa. Vedete? Quando clicco sulla sesta si apre un menu contenente tutte le apps installate dal quale dovrete scegliere quella da inserire. Se come nel mio caso vedete la sezione System Applications vuota, dunque non vi vede, non vi trova le applicazioni di sistema come Safari, mail, messaggi, che peraltro sarebbero comode da avere sempre a portata di mano, è perché dovete installare il tweak AppList dalla repo privata dello sviluppatore stesso, sia Ryan Petrich. Una volta installato AppList nuovo in versione compatibile con iOS 9 da quella repo, potrete aggiungere anche le apps di sistema in Barricade. In questo caso io però provo a selezionare Evernote come sesto posto. Più in basso dalla voce Icon Size potremo scegliere la grandezza delle icone. Io ho selezionato piccole, e dalla voce Apps per page potremo scegliere quante icone mostrare per ogni pagina del tweak. Io vi consiglio non più di 5. Infine, se vogliamo, disattivando Show Badges, i numerini di notifica delle applicazioni abilitate non verranno mostrati nella schermata di blocco. Questo aiuta a mantenere una visuale più pulita. E come vedete, ecco Evernote che adesso si è aggiunta in una nuova pagina. Guardate questo è fantastico. Si chiama BioProtect e permette di bloccare con impronta digitale, dunque sempre solo per i dispositivi dotati di Touch ID, le applicazioni a nostra scelta. Andando nelle sue impostazioni ci saranno un sacco di parametri personalizzabili, come vibra se l'impronta è sbagliata, oppure ci sono cose molto più interessanti come per esempio Trusted Wi-Fi Networks. In poche parole, da qui potremo aggiungere una lista di determinate reti Wi-Fi e quando il nostro iPhone sarà connesso ad una di esse, le applicazioni protette con BioProtect si apriranno senza chiederci l'impronta. Dalla sezione Passcode Options invece potremo salvare anche un codice numerico nel caso non riuscissimo ad accedere tramite Touch ID. Volevo soffermarmi giusto un attimo sulla voce Protected Items, dalla quale potremo scegliere quali elementi bloccare, dalle singole applicazioni alle cartelle ed addirittura voci delle impostazioni. Altra cosa interessante è il blocco allo spegnimento, in questo modo nessun altro potrà spegnere quell'iPhone senza prima scansionare l'impronta. Infine potremo bloccare funzioni particolari come il menu del multitasking, lo sblocco della SIM o lo spostamento delle icone. Una volta finito di regolare il tutto, un bel respring e vedete che se provo ad aprire Cydia, ora si apre perché, se ben vi ricordate, ho ricordato il mio wifi. Se mi scollego e quindi non riconosce più la rete salvata, ecco che torna a chiedermi il codice sia per aprire un'app sia per riposizionare le icone. L'undicesimo tweak è CC Background e permette di impostare un'immagine come sfondo del centro di controllo. Per farlo, dalle impostazioni basterà abilitarlo e premere sulla voce Select Image. Per prova io ho impostato questa e devo dire che funziona alla perfezione.
Sempre parlando del centro di controllo, il 12° tweak è CC Settings ed aggiunge moltissimi interruttori nuovi nella sua parte alta. È grazie a lui che ho messo l'interruttore per attivare o disattivare rapidamente i dati cellulari e quello del cestino che serve a chiudere tutte le apps in un colpo solo, sostituendolo peraltro a quello del Bluetooth, visto che tanto avendo un Apple Watch dovrebbe rimanere sempre acceso. Ma non è tutto, come vedete ci sono più pagine di toggles di ogni tipo e dalle impostazioni potremo scegliere quanti interruttori posizionare in una pagina oppure modificare il loro ordine per farne venire per esempio uno prima di un altro. Il 13° tweak è Date in Status Bar, che affianca alla visuale ora anche la data odierna. Il 14° tweak è Color Badges, che modifica il colore dei badge di notifica facendolo combaciare con quello dell'applicazione corrispondente. Qui per esempio lo potete vedere su Facebook, WhatsApp o Telegram. Il 15° tweak è Dim, che vi consentirà di ridurre la luminosità massima del dispositivo. Per intenderci, ora sono al massimo della luminosità ed il tweak non è in funzione. Ma come vedete, se porto questo slider verso sinistra, pur rimanendo al grado massimo di luminosità inserito, ecco che lo schermo si è fatto molto più cupo, proprio perché ora il livello più alto di luminosità a cui può arrivare è questo. Ciò significa che se abbassiamo ulteriormente la luminosità dal normale slider del centro di controllo, potremo andare ancora più in basso rispetto al normale minimo, fino a far sembrare lo schermo veramente spento quando in realtà è acceso. Siccome in quest'ultimo caso ritrovare lo slider può essere un po' un problema per ritornare ad avere la luminosità, c'è anche un'azione deactivator che possiamo impostare per disattivare il tweak in caso di emergenza. Per esempio io scelgo triplo clic sul tasto home, quindi diciamo che per sbaglio ho diminuito troppo la luminosità e non so come annullare la cosa, mi basterà premere 3 volte il tasto home per disattivare il tweak e tornare ai valori massimi e minimi originali. Il 16° e 17° tweak ve li mostro insieme, sono iFile e Filza File Manager. Entrambi sono 2 file manager che permettono di visualizzare tutti i file di sistema di iOS proprio come se fosse una specie di Finder su SX oppure un Explorer Resource su Windows. Sono molto completi, infatti si possono copiare, tagliare, creare, eliminare files o cartelle dappertutto ed hanno anche diversi lettori incorporati come quello testo, quello web oppure lettori più settoriali come quello plist oppure quello esadecimale. Provateli un po' entrambi e fatemi sapere cosa ne pensate. Il 18° tweak è Flyer, che permette di modificare l'icona di invio di un messaggio. La cosa bella è che non è solo nell'applicazione messaggi, ma anche in applicazioni terze come per esempio WhatsApp. Dalle sue impostazioni potremmo applicare altri loghi di invio oppure addirittura creare il nostro in formato PNG, metterlo all'interno di questa directory appunto tramite iFile o Apple File Conduit che abbiamo già visto in precedenza, ce lo ritroveremo in questo elenco e lo potremmo applicare con Flyer. Il 19° tweak è Hot Dog e come vedete permette di modificare molte scritte in iOS. Per esempio, nella schermata di blocco, qui in alto, ho messo non provarci nemmeno al posto di inserisci codice, messaggio intimidatorio fantastico a mio parere. Oppure in alto, al posto del nome dell'operatore, ho messo Benti, che è il mio soprannome. Per ultimo voglio mostrarvi Scorri per spegnere, che ho cambiato in Non mi uccidere, e il bottone bianco annulla, in realtà dovrebbe dire Resuscita, però non ci stava e quindi ha messo i 3 puntini di sospensione. Dalle sue impostazioni potrete cambiare molte più cose, ma io mi sono limitato a quelle più evidenti. Il 20° tweak è Priority Hub, forse il mio preferito di sempre perché riorganizza tutte le notifiche che vi arrivano nella schermata di blocco raggruppandole in gruppi per tipo di applicazione, in modo da mantenere sempre una visuale molto pulita della lock screen. Vedete che per esempio ora mi stanno arrivando dei mi piace su Instagram, che giustamente vengono raccolti sotto l'icona di Instagram, con in basso anche il numero delle notifiche totali, e se dovessimo premere sull'icona ecco che potremmo nasconderle temporaneamente. Questo può essere utile quando avrete tantissime notifiche provenienti da apps diverse nella schermata di blocco, poiché con Priority Hub potrete subito decidere di aprire e quindi filtrare quelle più importanti. Se una particolare sezione di notifiche non dovesse interessarvi, basterà trascinare la lista verso il basso per cancellarla. Il 21° tweak è Virtual Home 8, che simula la pressione del tasto home quando invece lo sfiorerete e basta, senza cliccarlo. Molto utile per, tra virgolette, farlo durare di più negli anni, perché meno lo cliccate meno si rovinerà. Ovviamente può funzionare solo con gli iPhone dotati di lettori di impronte, ma il suo lavoro lo fa molto bene. Dalle impostazioni potremo scegliere 4 gesti da fare con il Touch ID e le 4 relative azioni da collegare. Di default uno sfioramento e basta equivale ad una pressione del tasto home.
Home, mentre un doppio sfioramento veloce attiva Reach Ability, ossia l'iPhone in modalità utilizzo con una mano. Mantenendo premuto il dito invece per qualche secondo si attiva il menu multitasking ed infine, questa è particolare, facendo un doppio sfioramento, il primo veloce, il secondo continuo, si blocca il dispositivo. E ora spostiamoci sul mio iPhone 6 perché questi ultimi 4 tweaks sono speciali e permettono di aggiungere alcune funzioni esclusive di iPhone 6S sui vecchi dispositivi. Detto questo, abbiamo come primo tweak Enable Live Photos, che permette di scattare le foto animate di iPhone 6S. Nella fotocamera infatti vedete che qui in alto è comparso il bottone Live e attivandolo ecco che potremo scattare la nostra live foto. Ovviamente per animarla non potremo fare un 3D Touch perché il display non lo supporta, ma dovremo semplicemente mantenere il dito premuto sullo schermo. E parlando ora proprio di 3D Touch, grazie a Forcy potremo attivare i menu rapidi 3D Touch fino ad ora esclusivi di iPhone 6S. Come si può intuire non lo potremo fare esattamente nello stesso modo perché non abbiamo un display, non abbiamo la parte hardware che riconosce il livello di pressione, ma lo faremo in modo simile, ossia con uno scorrimento verso l'alto sull'icona corrispondente. E la cosa bella è che funziona anche con le applicazioni di App Store. Se inoltre volete attivare anche la vibrazione tipica del 3D Touch di iPhone 6S, vi consiglio il tweak Haptical, che la simulerà al meglio, anche se purtroppo non avrà il Taptic Engine. Vedete però che nei menu 3D Touch ho più opzioni rispetto a quelle normali e questo è grazie a Shortcuts, che aggiunge nuove scorciatoie a quelle già esistenti. Per esempio ci sono queste nuove nell'applicazione musica, che consentono di mettere in play pausa una canzone oppure attivare la riproduzione casuale. C'è persino una voce per Cydia, che consente di aggiungere direttamente una nuova repo. E la cosa più comoda a mio parere, dalle impostazioni potremmo riavviare, fare un respring, mandare in safe mode oppure spegnere l'iPhone. Quest'ultimo tweak Shortcuts ovviamente non funziona solo sui vecchi dispositivi, con ovviamente Forcy per attivare il 3D Touch in maniera casalinga tra virgolette, ma aggiunge tutte queste nuove voci anche sui nuovi iPhone 6S, 6S Plus, che ovviamente saranno attivabili direttamente con la pressione profonda originale sull'icona. Voglio solo segnalarvi altre due novità del tweak, ossia il pop-up dell'applicazione Meteo, che ci mostra in anteprima il meteo odierno, e quello dell'app Borsa, che invece elenca l'andamento delle azioni e, cosa molto comoda, anche la conversione tra due cambi di valuta. Quindi ragazzi, io spero che questo video sui migliori 25 tweaks di Cydia vi sia piaciuto. Io ci ho messo veramente tantissima fatica a farlo, quindi un bel pollice in su sarebbe apprezzato. Magari per gratitudine vediamo se riusciamo ad arrivare agli 800 pollici in su, mi farete veramente molto contento e mi motiverete di più a continuare con questa serie. Detto questo, io vi ricordo di seguirmi anche su Twitter, Facebook, Instagram, insomma tutti i miei social network li trovate giù in descrizione. Se volete aiutarmi a crescere potete tranquillamente condividere questo video su internet, su Facebook, dove vi pare. Ma soprattutto ragazzi, la cosa più importante, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video.